Bene, mio caro amico Denis, siamo qua a Cremona, un round tanto atteso, di cui tanto si è Il parlato, giorno dell'esordio di questo circuito, no? Del Cremona dell'esordio. Circuit per il Mondiale Superbike, ovviamente. Ascolta, una cosa importante, prima di iniziare questa live volevo giusto ricordare una persona, che è Luca Salvadori, e tu hai fatto anche un bellissimo ricordo di lui settimana scorsa quando siamo sentiti la domenica mattina. Luca era un grandissimo appassionato, come tutti, lui, come tutti noi. Ha, secondo me, davvero avuto il grande merito di essere un grande pilota, un grande youtuber, di raccontare le moto in Grande pilota, maniera. grande comunicatore Esatto. e soprattutto una persona veramente appassionata di questo sport, del nostro mondo. Esatto. No, è che dai, penso ha raccontato in maniera veramente molto originale, trasmettendo tutta la sua passione. E ci mancherà tanto, e poi ci seguiva anche, commentava, e davvero grande, davvero, non potevamo non ricordare uno come Certo. Luca Certo, comunque ha in dato tanto questo, secondo me assolutamente. al nostro mondo, al mondo del motociclismo, del motorsport in generale. E è un amico ed è giusto ricordarlo e salutarlo per quanto di bello e di buono ha fatto. È ovvio che il dispiacere è grandissimo perché ha scosso Sì, tutti in notizia maniera. veramente Sì, io domenica tremenda. mattina quando mi Sì. hanno svegliato con quella telefonata ho detto no, ma che scherzi, cioè, non prendere in giro. E non ci credi, no? Perché non te l'aspetti certe cose, anche se sai che nel nostro lavoro ovviamente Sì, possono questo succedere. mondo. Quindi anche, come dice lui, anche se non ci pensi, sai che sono presenti. Quindi questo è, sappiamo il bello e il brutto, no? Di Sì. quello che può essere. Correremo ovviamente tutti noi con il suo logo sulla moto, sul Certo. box questo weekend per portare con noi il suo ricordo, ecco. Denis, parliamo di questa prima giornata qua a Sì. Cremona. FP1 stamattina sull'umido, quindi è andato un po', cioè è stata un po' un'ascensione inutile, però in FP2 abbiamo visto tanto. Sì, Leggiamo beh, la stamattina la classifica. pista non era né asciutta né bagnata, quindi non erano delle condizioni utili per girare. Qualcuno ha girato, ma soprattutto hanno girato quelle che sono le wildcard, no? Certo. Quindi Tommy Bridwell, Fritz, Lopez, Canepa, Canepa, esatto, questi adesso piloti sto viaggiando. soprattutto. E quindi diciamo che si è concentrata la giornata di oggi sulla FP2 nel pomeriggio. Esatto. La cosa secondo me molto bella che fa pensare a delle gare molto belle, che fa pensare che potremmo avere gare molto belle, sono appunto i distacchi veramente, veramente minimi, perché anche durante il turno ed era il primo turno, quindi teoricamente il primo turno è sempre quello dove tu hai i gap maggiori, poi via Certo. via si vanno a sottigliare e cioè, nei settori ci avevi mezzo decimo di secondo, capito? Cioè No, veramente con mezzo assolutamente. decimo eri quinto o sesto, no? E di solito non sono quelli, E cioè ti si è molto dico più ristretti. Infatti, se di guardiamo la classifica, il decimo è a mezzo secondo tondo mezzo. tondo, quindi sono 10 persone, 10 piloti in 5 decimi. E poi ce ne sono Questo ben vuol 19, no, 17, scusami, in un secondo. Esatto, Che quindi. questo vuol dire che la gara sarà molto combattuta e molto. Questo perché, come hanno detto molti piloti, c'è una sola linea da percorrere, la pista è molto facile da imparare, non riesce a fare tanto la differenza, sembra anche un po', come qualcuno dice, un kartodromo, però ti dico, dai, Cremona, secondo me, si è rinnovata molto bene, è un banco di prove importante, sarà un'edizione per imparare, per capire appunto quali modifiche portare Certo. in futuro, però sta di fatto che la classifica adesso la leggiamo per tutti i nostri appassionati, Vai. perché davanti a tutti c'è Alex Lowes con la Kawasaki in 1.29.685. Dietro di lui Petrucci, che però dovrà scontare tre posizioni in griglia, così come Garner, per il casino che hanno fatto oggi in FP2, che si sono ostacolati a Una vicenda, scenetta un po' così. con tanto indito medio, proprio non se li sono mandati a dire. No. Terzo Bulega, che ha attaccato lì a 151 millesimi. Quarto, un sorprendente Tito Rabat, che era andato forte anche nei test e oggi si è confermato. Quinto, Andrea Iannone. Sesto, Bautista. Settimo, Lecuona. Poi Gerloff, Reddick, Bassani, Vandemark, undicesimo. Vierge, dodicesimo. Poi Locatelli, Rinaldi, Lowes, Garner, Bradley Ray, Reiterberger, Del Bianco, McKenzie, Canepa, Oettel, Bridwell, Fritz e Lopez. Esatto. Cosa ci dici? Ma ti dico vorrei partire da Lowes, no? Il primo Vai, Alex Lowes, giusto. che con questa Kawasaki quest'anno è partito veramente forte Certo. e secondo me sta addirittura crescendo.
Sì. Sta addirittura crescendo, sta facendo veramente bene, è sempre lì e oggi appunto è primo. Questo vuol dire che comunque la moto è competitiva. Certo, è molto la moto secondo me è cresciuta molto. Le concessioni che ha avuto sono servite sicuramente e sta continuando a crescere. E credo che sarà lì davanti fino al fine del campionato, perché l'è stato fino adesso. Quindi questa è una nota secondo me da rimarcare, perché sai, tanti danno la Kawasaki come una moto inferiore in questo momento nel pacchetto, invece non sembra così inferiore, e questo lo dimostra anche Tito Rabat, che è quarto. Esatto, quindi una grandissima prestazione oggi di Tito, quindi vuol dire che comunque due Kawasaki nei primi quattro, la moto non è, in questo momento non è così male. Petrucci si conferma lì, quello che costantemente lì nelle prime posizioni, e sicuramente anche qui è un'occasione anche per lui il fatto che non ci sia Toprak, e che comunque anche Alvaro è al rientro e non è sicuramente al 100% delle condizioni. Esatto. Poi vabbè, Iannone Quinto ad Andrea è piaciuta subito la pista, si è subito sentito a suo agio. Abbiamo un po' di cose, quindi posso parlare io per me, abbiamo un po' di cose su cui poter lavorare, soprattutto sul fronte elettronica, per settare appunto l'elettronica al meglio possibile per certo. Le caratteristiche della pista. E Bulega, questo Bulega che qua ha una grande terzo. Occasione Bulega da sfruttare, però Bulega è una grande occasione, perché comunque allora se non erro in campionato è dietro di 55 punti. Ce ne sono 62. Qui ce ne sono 62 in palio, ma soprattutto non è detto che Toprak rientri ad Argo. Ecco, questa è l'altra. Quindi, perché l'altra cosa. Noi tutti ce l'auguriamo per lui, ovviamente, certo. E penso che anche Ducati, anche Bulega se lo augurano, perché i campionati è bello vincerli in pista battagliandoli direttamente, e hanno tutte le carte per farlo, non è che sono inferiori a nessuno. Però sicuramente è un'occasione a livello di punteggio da poter sfruttare. Poi sai, ovviamente non ci sono solo loro in pista, ci sono anche tutti gli altri che vogliono vincere. Uno su tutti è Petrucci, Alvaro sicuramente, e Lous, ed è per tanti un'occasione, no? Esatto. Il fatto che mancano dei protagonisti importanti è per tanti una gran bella occasione, e tutti daranno il 110% per sfruttarla. Bulega, lui l'ha detto, io capisco l'attesa, capisco c'è appunto tutta questa attesa, tutti che vogliono vedermi lì pronto, che aspettano una tripletta da parte mia. Lui l'ha detto, io cercherò di dare tutto quello che ho dentro, quello sicuramente, però senza pressione, senza la frenesia di dover essere proprio lì, cioè picchiare la testa per andare a vincere. Se riesco bene, se non dovessi riuscirci non sarà comunque un dramma, perché, cioè, perché comunque ci sono anche gli altri, che qua c'è Petrucci, vuole vincere la prima gara. Bulega che sta facendo qualcosa di inimmaginabile, cioè da rookie al primo anno è lì che ci gioca il mondiale. No appunto, assolutamente, cioè cosa puoi pretendere, cioè, sta facendo già di più di quello che era secondo me, quindi chapeau, tanto di cappello, bravissimo, ed è giusto che non abbia nessun tipo di pressione, perché giusto che non ce l'ha, tutto quello che viene d'ora in poi per lui è tutto buono, secondo me. E su Toprak, il discorso su Toprak, qua come ha detto ieri appunto il presidente Vlas, che ha appunto confermato il discorso che Toprak è rimasto fermo a scopo precauzionale, e per quanto appunto accaduto dopo l'incidente, Kenan mi aveva detto appunto a Magnicurta ci sarà il 100%, però il problema è che il polmone è una situazione molto complicata, perché come appunto hanno sottolineato, tu non hai male, come se tutto fosse normale, però il problema è che qualora Toprak dovesse cadere, il rischio è che il polmone potrebbe veramente collassare, e quello sarebbe veramente un qualcosa a cui non vogliamo pensare. Per assurdo, se si rompeva un ossicino era più semplice. E invece lo speriamo di averlo dato, ma al momento non c'è nessuna certezza. Dennis, l'ultima cosa, poi ti lasciamo andare a cena. C'è anche il mercato, si parla tanto del mercato. So che devi sparare con questa cosa. No, ti chiedo solo cosa puoi dirci. Oggi non ha parlato, è stato molto chiaro, ha detto è la situazione molto complicata, non voglio dire niente, non perché voglio tenermi le carte nascoste, ma perché non so veramente quello che sarà il mio futuro. Lui ha detto io so quello che voglio, però se non dovessi avere ciò che vorrei, io potrei anche rimanere a casa il prossimo anno. Ti chiedo così molto velocemente, tu cosa puoi dirci riguardo
Andrea Iannone, Go Eleven e tutta questa situazione che tanti si domandano qua, come finirà, quale sarà l'evoluzione. Guarda Riccardo, allora è difficile parlare in questo momento, okay, ovviamente. Noi ci stiamo confrontando, mi sto confrontando con Andrea come fossimo a cuore aperto, no? Come fossimo, certo, due fratelli, quindi parlando molto onestamente uno con l'altro. E sì, è ovvio che ci sono delle come posso dire, delle cose che vanno messe. Allora, stiamo lavorando insieme per cercare di fare ovviamente qualcosa, certo, di meglio rispetto a quello che è stato fatto fino adesso, anche se comunque penso che abbiamo fatto a oggi un ottimo lavoro, certo, e lui ancora deve prendere una decisione, no, su quello che fare nel suo futuro, ovviamente. Allora, in primis è difficile perché il pilota deve correre ed è giusto che il pilota venga tenuto libero di testa, no? E noi vogliamo tenere Andrea libero libero di fare la sua scelta per il suo futuro e anche non mettergli pressione troppa, soprattutto durante un weekend di gara come questo, dove comunque si può fare un bel weekend. Perché bisogna essere concentrati sul risultato, bisogna essere concentrati sulla gara, sul lavoro da fare e ogni pensiero che va oltre o che è diverso al lavoro è uno spreco di energie e noi ci servono le energie per poter ottenere il massimo risultato. Noi capiamo, come Go Eleven, capiamo benissimo quelle che sono le considerazioni, le necessità e la situazione di Andrea. Lui ovviamente capisce quali sono le nostre esigenze, le nostre necessità, le nostre situazioni. Stiamo ragionando e stiamo valutando insieme, spero che arriveremo a un punto nel più breve tempo possibile e di conseguenza sapremo dire se quale sarà il futuro di Go Eleven e quale sarà il futuro di Andrea. È una situazione comunque, come ha detto lui, certo delicata, perché stiamo parlando di un pilota. Perché parliamo così? No? Parliamo così non perché siamo scemi, perché vogliamo, cioè, perché se c'è qualcosa di particolare o di strano in tutto questo, cioè qualcosa di strano, se vogliamo dirlo, cioè nel senso che siamo di fronte a una situazione che non si è mai posta prima, nel senso, no? Noi abbiamo un pilota stratalentuoso, un campione, capito? Cioè, un pilota di un certo calibro che per 4 anni è stato fermo, si è rimesso in gioco in prima persona, scommettendo in primis su se stesso, e è rientrato quest'anno nel mondiale Superbike. Noi abbiamo, certo, scelto di affiancarlo in questa sua sfida, dando tutto il nostro appoggio, il 110%, appunto per dargli il meglio e per poter vincere la sua sfida. Credo che la sfida, per quanto mi riguarda, almeno l'abbiamo vinta, nel senso che si è dimostrato ancora un pilota che può vincere, può essere vincente, ed è sicuramente molto competitivo, quindi se il primo anno fa questo, figurati il secondo anno, magari ha sicuramente margine per migliorare, ecco, diciamo così. L'ho visto anche Danilo quest'anno, che ha alzato anche molto l'asticella, nonostante il brutto infortunio. Esatto, e quindi è una situazione di umanamente diversa da quello che è una situazione classica con un pilota in carriera o nel suo percorso di crescita sportiva, ecco. E quindi secondo me è anche giusto capirlo, capire certe cose e dare atto a tutti di quello che può essere, appunto, le sue sfide comunque, certo, personali che ha dentro di sé, perché quello sta facendo. Guarda, per concludere, secondo te si andrà via di qua con una risposta, pensi? Sei un po' fiducioso? Noi come Go Eleven ne avremo bisogno, okay, perché ovviamente siamo a metà settembre, fine settembre ormai, che verso settembre, e il nostro campionato parte molto presto,
però abbiamo anche dalla nostra parte una casa costruttrice che è Ducati, che capisce benissimo le situazioni, queste situazioni, queste condizioni, certo. E quindi è molto friendly da parte di tutti la cosa, e quindi siamo sotto quell'aspetto, siamo tranquilli, perché c'è una collaborazione da parte di tutti e un capirsi a vicenda bello, quindi ci dà piacere, perché questo è bello quando c'è, e io mi auguro che, ormai lo ripeto, però lo ripeto un'altra volta, vai ripeti, mi auguro che si arriverà ad Aragon e siamo in grado di dirvi cosa veramente succederà, perché è quello che vorremmo sapere anche noi stessi, ecco, quello che potrà succedere. Bene Denis, ci sentiamo domani dopo gara 1. Ciao a tutti, ciao ragazzi, buona serata.